Smile and Learn. Ciao amici, oggi conosceremo alcuni dei luoghi dove vivono gli esseri viventi. Questi posti sono conosciuti con il nome di habitat. Lo sapevi? Si definisce habitat un luogo che possiede le risorse necessarie per far sì che gli esseri viventi possano sopravvivere. Queste risorse sono la luce, l'acqua, la temperatura, il terreno e l'ossigeno. A seconda del tipo di risorse, possiamo trovare habitat molto diversi. Esistono due tipi di habitat naturali, quelli terrestri e quelli acquatici. Oggi viaggerò tra gli habitat terrestri. Vieni con me! Deserto. Che caldo che fa! Guarda, siamo nel deserto! Qui c'è molta luce e la temperatura è molto alta. Nel deserto piove molto poco e l'acqua scarseggia. Per questo motivo molti animali e piante hanno sviluppato delle strategie per accumulare acqua. Questo cactus ne è un esempio. Nel deserto possono vivere animali come gli scorpioni, i serpenti o mammiferi come i cammelli ed i dromedari. Sapevi che esistono anche i deserti freddi? Qui è tutto gelato e le temperature sono estremamente fredde. In questi habitat quasi non ci sono piante. Tuttavia, possiamo trovare alcuni animali che si sono adattati a questo ambiente, come l'orso polare. Giungla. Proseguiamo con il nostro viaggio. Guarda quante piante ci sono. Questo habitat è la giungla. Qui piove molto e le temperature sono miti o calde. Queste condizioni favoriscono un ambiente umido, dove si possono trovare molti esseri viventi. Andiamo a vedere chi c'è qui. Guarda, un'orchidea ed un colibrì. Questo potrebbe essere un puma o un giaguaro. Credo che me ne andrò, non voglio diventare la sua cena. Bosco. Siamo in un bosco. Anche qui c'è molta vegetazione. Principalmente alberi come i faggi o i pini e cespugli o arbusti come il cisto e il corbezzolo. Sapevi che ci sono molti tipi di boschi? Le loro temperature possono variare da fredde a calde e per questo motivo la vegetazione cambia, come gli animali che possiamo trovare. Nel bosco possiamo trovare alcuni animali come gli orsi, le capre o le aquile. Anche qui di solito piove molto. Credo che la nuvola che si sta avvicinando stia portando un temporale. Continuiamo il nostro viaggio. Prateria. Siamo appena arrivati in una prateria. Questo habitat si caratterizza per avere piante piccole, come le erbe, ed animali come volpi e roditori. Il clima della prateria è umido, con inverni freddi ed estati calde. Savana. Un altro habitat che ha poca vegetazione è la savana. Le savane di solito sono zone secche dove piove poco. Tuttavia si possono distinguere due periodi, una stagione secca con temperature basse ed una stagione dove piove molto e le temperature sono più calde. Quest'ultima stagione viene chiamata stagione umida. Qui ci sono molti tipi di erbe ed alcuni alberi come i baobab. Tra gli animali troviamo molti erbivori, come gli elefanti, le zebre o le giraffe. Inoltre ci sono animali carnivori, come i leoni ed i ghepardi. Oggi abbiamo visto gli habitat terrestri, dove si trovano i deserti, le giungle, i boschi, le praterie e le savane. Però dobbiamo ancora visitare gli habitat acquatici. Non ti perdere il prossimo video. A presto! Ciao di nuovo, amici! Nel video precedente abbiamo parlato degli habitat. Ti ricordi cosa sono? Si definisce habitat un luogo che possiede le risorse necessarie per far sì che gli esseri viventi possano sopravvivere. Queste risorse sono la luce, l'acqua, la temperatura, il terreno e l'ossigeno. A seconda del tipo di risorse, possiamo trovare habitat molto diversi. Esistono due tipi di habitat naturali,
quelli terrestri e quelli acquatici. Nel video precedente abbiamo viaggiato per gli habitat terrestri. Oggi è il turno degli habitat acquatici. Vieni con me! I fiumi e i laghi. I fiumi e i laghi sono habitat di acqua dolce. Qui possiamo trovare molti animali, tra questi pesci come la trota. Inoltre crescono piccole piante, come le ninfee. Gli oceani e i mari. Gli oceani e i mari sono habitat di acqua salata. Qui troviamo una grande diversità di animali, come le balene, gli squali, i coralli o i cavallucci marini. Inoltre ci sono piante che crescono nel mare, come le alghe. Negli habitat acquatici, gli esseri viventi si sono adattati per realizzare le loro attività dentro l'acqua. Un esempio sono le branchie dei pesci, che gli permettono di respirare sott'acqua. Anche la luce è una risorsa molto importante in questi habitat e a volte, a causa dell'inquinamento, non può arrivare correttamente nelle profondità dei fiumi, dei laghi o degli oceani, lasciando gli esseri viventi senza una risorsa essenziale. Oggi abbiamo imparato che gli habitat acquatici si dividono in fiumi e laghi di acqua dolce ed oceani e mari di acqua salata. E questo è tutto sugli habitat. A presto! Oggi impareremo cos'è un ecosistema, quali sono i componenti che lo formano ed i diversi tipi di ecosistemi che possiamo trovare sulla Terra. Sei pronto per conoscerli? Un ecosistema è un insieme formato da una comunità di organismi viventi e dall'ambiente fisico nel quale vivono. Gli ecosistemi si trovano in diverse zone del pianeta. Possono essere molto grandi, come il deserto del Sahara in Africa, o più piccoli e delimitati, come il Mar Morto. Però, come si distingue l'estensione di un ecosistema? Ogni ecosistema presenta una fauna ed una flora specifiche, che si sono adattate alle caratteristiche e alle risorse dell'ambiente in cui vivono. Le relazioni tra di loro definiscono l'ecosistema e la sua estensione. Per questo motivo ce ne sono di tanti tipi. Gli ecosistemi sono composti dal biotopo e dalla biocenosi. Vediamo cosa sono. Le caratteristiche fisiche dell'ambiente vengono chiamate biotopo. Queste caratteristiche sono i componenti non viventi, come il suolo, l'acqua, l'aria, il vento, la luce o la temperatura. La comunità biologica che vive in questo ambiente viene chiamata biocenosi, vale a dire gli organismi viventi che abitano nello spazio fisico. Tra gli esseri viventi che formano queste comunità negli ecosistemi possiamo trovare microrganismi, piante ed animali. Possiamo distinguere due tipi di ecosistemi, gli ecosistemi naturali e gli ecosistemi artificiali. Gli ecosistemi naturali sono gli spazi che si sono sviluppati senza l'intervento dell'uomo. La diversità all'interno degli ecosistemi naturali è data dai vari tipi di clima e risorse che possiamo trovare. Per questo motivo gli animali e le piante di ogni ecosistema naturale hanno sviluppato una serie di strategie per adattarsi all'ambiente in cui vivono. Per esempio, gli orsi polari sono bianchi per camuffarsi nel Polo Nord. Se questi ambienti si distruggessero o cambiassero le loro risorse, si altererebbero le relazioni tra i componenti degli ecosistemi e questo potrebbe mettere in pericolo la loro esistenza. Tra gli ecosistemi naturali possiamo distinguere gli ecosistemi terrestri e quelli acquatici. Tra gli ecosistemi terrestri troviamo il deserto, la giungla, il bosco, la tundra, la taiga, la prateria o la savana. Gli ecosistemi acquatici si distinguono a seconda del tipo di acqua. Per questo motivo troviamo ecosistemi d'acqua dolce
come i fiumi ed i laghi, ed ecosistemi d'acqua salata, come i mari e gli oceani. Gli ecosistemi artificiali sono gli spazi che sono stati creati dall'uomo e che non si possono trovare in natura, come per esempio gli ecosistemi urbani, gli ecosistemi agricoli, le unità di allevamento e le unità di acquacoltura. Come avrai potuto notare, le relazioni che si stabiliscono tra gli organismi viventi e l'ambiente sono molto importanti per conservare gli ecosistemi. Prenditi cura dell'ambiente per preservare la grande diversità degli ecosistemi naturali. Quante cose abbiamo imparato in un solo video? Sai che ne abbiamo tanti altri? Immagina tutto quello che puoi imparare! Iscriviti al canale educativo di Smile and Learn per imparare mentre ti diverti.